Città del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi vi presentiamo questo bel arbusto ornamentale, si chiama Exocorda. Lo facciamo qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco, vicino a Torino, e lo facciamo in compagnia della nostra esperta Francesca Vernile. Eccoci qui Francesca, cosa ci puoi dire di questa bella pianta? Allora, abbiamo qui un Exocorda The Bride, questo è un ibrido che è in coltivazione circa dagli anni 40 del Novecento. Ha incontrato immediatamente un enorme successo perché la sua fioritura è davvero spettacolare. Bianco pura, infatti la varietà The Bride significa appunto sposa, ed ha anche questi, e prima di sbocciare i boccioli ricordano delle piccole perle. In realtà questo arbusto è un ci po'... Sono, c'è qualche bocciolo? Sì, ci sono alcuni boccioli qui, però sono, in realtà la pianta è un po' in ritardo, chiaramente perché magari era in vaso, perché in realtà dovrebbe fiorire all'incirca intorno ad aprile. È un arbusto spogliante, dal portamento, i rami hanno un portamento arcuato, vedete già qui si può intuire, questa chiaramente è una giovanissima pianta, ricordiamo che queste piante arrivano insomma anche a metro e mezzo, due, sono abbastanza grandine e appunto hanno questo portamento un po' così ricadente, sarmentoso. Sono piante molto rustiche, quindi possono essere coltivate anche in zone che raggiungono temperature al di sotto dello zero, spoglianti l'abbiamo detto, però sono molto, molto belle appunto per la fioritura. Non vanno potate tutti gli anni, ma è buona norma ogni 3-4 anni tagliarle abbastanza drasticamente in maniera tale da tenerle compatte e quindi sempre ordinate. Sono piante bellissime se accostate ad esempio a dei prati di muscari. Il muscari è una bulbosa con il fiorellino viola e il prato sotto con questa poi fioritura bianca è veramente molto bello. Però possiamo anche appunto mettere a dimora al di sotto di questo arbusto diversi bulbi e quindi creare questo contrasto. Ovviamente dobbiamo fare attenzione che la fioritura sia in contemporanea. Bene, allora Francesca ci ha dato anche un ottimo consiglio su dove, come e quando posizionare questa pianta. Vi chiediamo come sempre di mettere un bel pollice all'insù, di condividerlo nei social e soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!